E.T. come extraterrestre, ma anche come Elisabetta Trenta, ex ministra della difesa nel primo governo Conte a traino Movimento 5 Stelle Lega dal 1 giugno 2018 al 5 settembre 2019. E.T., un extraterrestre alla difesa, è anche il titolo del libro presentato nella sala consiliare del comune di Pescara, in un dibattito moderato dalla giornalista Rai Daniela Senepa con Elisabetta Trenta, che ha toccato i più recenti temi dell'attualità politica con il DDL Zan, ripercorrendo anche la netta contrapposizione del dicastero da lei presieduto contro quello dell'interno, ministro Salvini all'epoca dei fatti, e di quel braccio di ferro sugli sbarchi che l'ex ministra pentastellata rivendica ancora oggi con orgoglio. In questi giorni cerco di raccontare la buona politica che esiste e anche la cattiva politica. Parlare della cattiva politica significa cercare di aspirare a quella buona che mette al centro non il potere, quello cattivo. Potere è qualcosa di importante, è il potere, la possibilità di fare, di migliorare la vita dei cittadini. Quindi è buono che i politici abbiano il potere e che un ministro abbia un vero potere in questo senso. Molto spesso la politica utilizza le discussioni soltanto per separarsi, si diventa tutti come i tifosi di una squadra di calcio, chi sta da una parte e chi sta dall'altra. L'obiettivo dovrebbe essere il dialogo, è buono che nel Parlamento non ci siano le stesse idee, altrimenti non avrebbe senso un Parlamento, però dovrebbe essere un luogo dove ognuno è disponibile ad andare un po' oltre quella che è la sua idea iniziale per arrivare a una soluzione che sia migliorativa. E questo non è successo ieri. La sua esperienza politica l'ha portata un po' a scontrarsi con l'allora ministro degli interni Salvini per quella che è la vicenda dell'immigrazione. Come ricorda quella pagina politica, appunto, che lei ha vissuto in prima persona come ministro della difesa? Ne ho parlato molto nel libro, rifarei tutto, perché il tema dell'immigrazione non può essere uno di quei temi che servono solo per parlare alla pancia dei cittadini e per aver consenso, perché sarà veramente una questione importante nei prossimi anni, soprattutto per il nostro paese. Se anche noi volessimo fare dei muri o se, come qualcuno dice, potessimo contornare, no, tutte le nostre coste di navi e fare un blocco navale, non servirebbe, anche perché l'immigrazione sarà un fenomeno su cui riusciremo a lavorare solo se riusciamo anche a convincere l'Europa di tutto questo. E per andare in Europa quantomeno dovremmo andare con una voce unica italiana. Quindi io credo che l'immigrazione sia uno di quei temi sui quali tutta la politica, da una parte all'altra, deve cercare di mettersi d'accordo e trovare una soluzione che sia per il bene dei cittadini e non certo per dividerli e per acquistare consensi. Salvini lo faceva molto bene, riusciva ad agire su questo.